in regale. No, l'hanno dato, scusa, non l'hanno dato il petto. Non si può avere tutto, gli orange con il petto. Yeah.
Si va? Insomma, e poi la parte del patrocinio CONI, la mezza del Mugello per Matteo Lucchese. Grazie. Matteo Lucchese, eccolo qua, la maglia del Maiano, Abdelina D'Acciund, Guidio per gli amici, bravo, ben arrivato, 1:10. Attenzione, ti interrompo perché arriva il secondo del podio con Samuele Oscar Cassi, Mimmo Bianchi. E adesso quarto, il petrolio numero 2, quarto, arrivato 12:05, arrivo di Ayub Buras, 1:13:09, tempo dopo, con Andrea Gandini che la spunta in questo caso, in questo momento, dalla mezza del Mugello, la nostra mucca del Mugello, viene da Livorno, Roberto Ria, 1:14, la buona riuscita, prossimo, eccolo qua con... prepariamoci ad accogliere la prima donna, eccola qua, è la partita già con l'idea della vittoria. Eliana Patelli vince, e poi ancora è quello di Petrovi, 1:13:30 mi sembra il tempo. Dobbiamo rispettare le regole, ma è così bello farlo insieme, quindi onore a questa gara che ha avuto il coraggio di farla e che tutto quello che stiamo passando, mi onorato di essere qua al percorso, giuro, bellissimo, ma lo sapevo. Allora io sono partito in un altro, Abra Pucci, l'ha fatto fare lo spazio così. E poi ancora, l'arrivo di Francesco Bellini. E ancora Davide Storti, gli amici che organizzano questa chiusura, e poi ancora l'arrivo di Luca Cagnani. Sono diversi adesso in questo momento di arrivo, anche la parte non competitiva. Partiti con calma, ma arrivati bene con Bernardo Toschi che sghiaccia Facci. Chiudono la loro un momento, Matteo Novelli invece segue al ruolo competitivo, Nicola Magri chiude con confermi primi tre uomini, prime tre donne, poi sei premi categoria da dichiarare, i premi di categoria, perfetto, il titolo 4 maggio che vi potete poi trovare i premi di categoria appena saranno pronte le classifiche, naturalmente intanto 1:04 e l'arrivo invece di Daniele Pulli che è un momento di gioia, chiudere il pettorale 105 a partire da Daniele Lusci, lui va invece con Filippo Caldarola e poi qua c'è un arrivo di Coppi in zona di... che sembra un tempo dignitoso, veramente l'arrivo di Costanza del Bravo e se non per posizione chiude, ci vediamo sul podio. Vi ricordo per voi premi in piazza Colonna, ringraziamo perché qui il problema chi è? Dove mettere l'accento, perché a Monza la Savetta del Mugello, Gabriele Mantiberi, ed eccoci qua, tanto l'arrivo, sento un grande qua, Andrea Serafini, Andrea Merlatti e poi una maglia vero di Marzatore Mugello, e però dobbiamo annunciare l'arrivo di e poi intanto l'arrivo, mentre i pollici succi, chiude, piange il chilometro, Roberto Sassetti, da finire con Sara, e la Simona, quindi sono venuto così. Alla prossima e speriamo che sia presto.
Bravi ragazzi, intanto che stanno completando il regolo d'arrivo, anche la nave ce l'abbiamo, e stamattina mezza ora di cerimoniale, di premiazione, andiamo ad accogliere ancora la presenza femminile, che è quella di Veronica, Veronica Tramelli femminile, e quella di Chiara Vitale, e va a chiudere, si schiaccia il cronometro, va a rifare un platino, intanto l'arrivo di Gabriele Zani, e Nina Pulino, che va a chiudere, la leggenda web, e poi ancora, guarda, tra poco. Arriverà, una, come dire, scorre, si corre, ma appunto scorre poco, ma funghi, ma che così, ah, sì, si scorre tanto, ma che così, vediamo se arriva sotto l'ora e 36 per un ringraziamento intanto l'arrivo di Camelia Marboi, di essere qua presenti a dare supporto alle organizzazioni, bravi, bravi ai nostri amici che hanno avuto la voglia, hanno avuto il padre, e ringraziamo il coraggio di un gruppo. Cristina Dollini intanto ci hanno le classifiche dei premi di categoria, mentre andiamo ad accogliere l'arrivo di Annalisa De Luca, che prima mi sono leggermente perso, e ancora invece passione. Siamo appena sotto l'ora e 40 in questo caso, con diventa un altro limite i nostri atleti. Elena, 10 km, uomo orange, uno fa e poi ancora tra i nostri arrivi. Ed eccoli qua i nostri, per loro 1:04:46, 3:41, corsa praticamente insieme, l'arrivo anche di Claudio Fedi, che poc'anzi abbiamo citato per la pagina sintesi della gara. Riccardo Giannoni, lo accogliamo sul nostro femminile, ce l'abbiamo con 1:56. Mentre del Mugello, grande Fabio di Gabriele Guerrini, siamo ad Agliana, siamo, e bravo Gabriele, poi ancora 7-7, ancora delle presenze al femminile con Barbara Nenzoni, che alza le mani, contenta, soddisfatta, l'arrivo di Filippo Nardi, marcia con il sorriso, e l'arrivo di Federica Chiarentini intanto, e poi il buon Bellini che va a chiudere. È più corta. L'arrivo, il terzetto dell'Elera, eccolo qua, con Luca Minervini,